Coach, questa sera avevate un appuntamento, un importante test amichevole contro la Sigma Barcellona, da molti accreditata come una delle favorite per il prossimo campionato. Avete disputato un ottimo primo tempo nel quale avete raggiunto anche i 25 punti di vantaggio. Nel quarto quarto c'è stato il ritorno degli avversari, che potevano anche pareggiare in due occasioni con due triple fallite, però poi alla fine si è riusciti a portare in porto la gara. Ma credo che loro sono rientrati in partita facendo una sequenza di tiri da tre punti, adesso non so quanti consecutivi, ma credo almeno 5-6 tiri da tre punti consecutivi. È chiaro che ne hanno sbagliato ancora due, vuol dire che loro per vincere questa partita avrebbero tirato, voglio dire, con delle percentuali strabilianti. Adesso, voglio dire, è chiaro che noi lavoreremo per capire perché comunque loro continuavano a far canestro da tre, però voglio dire, le statistiche sono sempre importanti e chiaramente se noi dovevamo scegliere di proteggere qualcosa, volevamo scegliere di proteggere l'area, già che anche con i lunghi eravamo un po' in difficoltà con i falli. Detto questo, sicuramente siamo in una fase delicata della stagione, nel senso che siamo in pre-season, ci stiamo preparando e sicuramente vanno riviste le gestioni dei possessi decisivi. Però credo che appunto siamo in pre-season ed è tutto normale, considerando anche che oggi avevamo out Bulleri per un infortunio nel warm-up e quindi, voglio dire, era una situazione per noi totalmente nuova, ecco. Questa sera è stata l'ultima gara del pre-season, poi da martedì si comincerà a fare sul serio con le partite ufficiali contro Napoli a Pallabarbuto. Ma sicuramente un appuntamento importante per noi, credo che giocheremo contro una squadra che in questo momento è molto leggera di testa, questo è un grande vantaggio ovviamente per Napoli. Se si controlla la pre-season di Napoli si può verificare che hanno sempre quasi segnato con punteggi molto alti, cioè hanno finito le partite a punteggi molto alti anche avendo fuori tanti giocatori importanti. Questo è indice del fatto che in questo momento giustamente loro hanno la mente più leggera di squadre che chiaramente devono lottare per il vertice. Questa è un'insidia per noi, lo sappiamo, cercheremo di preparare la partita al meglio possibile e se è possibile anche provare a vincere subito lì in casa loro. L'ultimo arrivato arriverà nei prossimi giorni, ci sarà ancora molto lavoro per lei perché dovrà integrare pure questo giocatore in squadra. Certamente, ovviamente il tutto sarà tra virgolette facilitato dal fatto che Ron è un giocatore estremamente eclettico e di grande talento. Anche lì c'è bisogno di sistemare un po' le cose, insomma, però siamo in pre-season, per il momento è normale. Franco Busciati, atroneo arrivato in casa Scafati dopo i due anni alla Leonessa Brescia. Stasera avete vinto una delle squadre favorite per la vittoria del prossimo torneo, Barcellona. Ti volevo chiedere le tue impressioni su questa gara e i tuoi auspici per la prossima per la stagione ormai che sta per incominciare con Scafati. Ma sicuramente comunque non ci sono i due punti in palio. Però penso tutte e due le squadre ci abbiamo dato tanto, per noi è stato un segnale importante, abbiamo giocato senza il capitano, e arriverà un nuovo americano, insomma la squadra insomma, si completerà, però è stato un forte segnale insomma, che è una squadra lunga, che tutti possono tenere il campo contro una corazzata, perché loro sono veramente una grande squadra. Come la stessa domanda che ho fatto a Coach prima, adesso per voi da martedì incomincia la stagione ufficiale contro Napoli, è un derby. Comincerete a fare sul serio, secondo te siete pronti? A che percentuale vedi il grado di preparazione della squadra in questo momento? Ma guarda, non è vero, come dicevo prima, qua non contano i due punti in queste partite, però noi abbiamo iniziato a fare sul serio dalla prima amichevole, nel senso che credo abbiamo sbagliato una amichevole, quella con Veroli, per mille motivi e il resto abbiamo giocato come se insomma contassero per la classifica, quindi sicuramente saremo pronti. Poi prima della partita si può solo insomma, si può sperare di far bene, poi insomma vedremo, ne parleremo dopo, insomma speriamo che vada tutto bene come sta andando in queste amichevoli.